Buonasera a tutte e tutti, grazie a Sherwood Festival per avermi invitato. Un saluto a Tommaso e Francesco. A me capita raramente di poter uscire fuori da Napoli. Napoli noi la stiamo costruendo come città senza confini, quindi non è una questione di confine, ma è una questione che fare il sindaco di Napoli è complicato. Allora oggi vorrei cogliere questa opportunità, non per essere lungo, perché io tradizionalmente sono breve, però qualcosa la vorrei dire. Anche perché la tua introduzione è stata politicamente assai interessante e stimolante. Una breve parentesi su come io mi trovo a fare il sindaco di Napoli, perché nelle schermate dei media e della propaganda nazionale Napoli non esiste. Finanche noi l'altro giorno, il 19 giugno, il giorno delle elezioni, fino a 3-4 ore dopo gli spogli non comparivano, tant'è che avevo un dubbio che non si fosse votato, cioè che stessimo sognando, che noi avevamo i dati reali, ma si parlava di Roma, si parlava di Milano, si parlava di Bologna, si parlava di Torino, si parlava di tutto, ma di Napoli non si parlava. E c'è sempre una ragione, non è mai casuale. Io divento sindaco 5 anni fa di Napoli, fuori da ogni previsione politica. Gli exit poll non mi portavano, ero tagliato fuori. Il popolo napoletano scelse in quel caso un voto di protesta contro il centro-sinistra, aveva governato per 20 anni, contro il centro-destra. Fu una campagna elettorale molto difficile e vincemmo alla grande al ballottaggio. Poi mi sono trovato a governare una città per 5 anni senza soldi, 1,5 miliardi di debito, 850 milioni di disavanzo, creditori che erano pagati a 4 anni di distanza. Mi insedio con un programma politico che era di rottura totale, e il primo verbo che mi è stato consegnato dalla dirigenza del comune e dal bilancio che ho trovato: scordati la campagna elettorale, perché tutto quello che pensi di poter fare non si potrà mai fare. Faccio una premessa, dico prima quello che vorrei dire dopo. Napoli non è diventata Ginevra e non vogliamo che diventi mai Ginevra, non è Berlino, non è una città senza problemi, cioè non è che abbiamo realizzato il paradiso. Napoli è paradiso e inferno allo stesso tempo. Però 5 anni fa Napoli aveva questa fotografia. Vi consegno una fotografia per chi non la conosce: sommersa di rifiuti, senza alcun ruolo internazionale, senza un turista, depressa culturalmente e moralmente. Oggi Napoli è una città internazionale, piena di turisti, ma soprattutto, ci tengo a dirlo, con un'energia culturale esplosiva, vulcanica, evocando il Vesuvio in senso buono, che io da napoletano non ho mai visto. E non abbiamo rinunciato al nostro programma. Napoli oggi è l'unica città d'Italia che, nel momento peggiore di crisi economica, città che è stata strangolata per 4 anni dalle politiche liberiste, che ha visto il governo impegnato in prima persona, poi ci torno, contro l'amministrazione comunale, ad avere in questi 5 anni governato con le mani pulite, contro il sistema e fuori dal sistema. L'unica città d'Italia che ha trasformato una società per azioni in azienda speciale che si chiama ABC Acqua Bene Comune, quindi l'unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica. Abbiamo internalizzato il patrimonio comunale che era affidato a un imprenditore legato alla politica. Non abbiamo messo sul mercato il trasporto pubblico. Abbiamo rotto il sistema delle ecomafie, che non era incompetenza ma era collusione tra camorra dei colletti bianchi, camorra di strada, politica e affari. Non abbiamo privatizzato la scuola comunale, gli asili nido, e abbiamo finanche risanato i conti senza un euro. Abbiamo puntato tutto, come diceva anche Eleonora, su una cosa di cui per tanti anni l'Europa e l'Italia se ne è completamente disinteressata, che è il capitale umano. Cioè abbiamo puntato su quello che ognuno di noi ha qua dentro: la passione, la forza, l'autonomia, il coraggio e la messa in discussione di ognuno di noi. Poi ci tornerò. Ci ripresentiamo in campagna elettorale con questo scenario. Considerate che io 2 anni fa mi hanno anche tolto le funzioni di sindaco. Sono stato sospeso per una vicenda incredibile, perché poi io quello che dico oggi è quello che ho sempre detto nella vita, ma poi magari ci ritorneremo.
faccio il sindaco di strada per un mese, ritorno a fare il sindaco, riesco a cementificare rapporti umani, perché stare per un mese solo per strada significa prendere critiche, prendere incoraggiamenti, prendere suggerimenti, crea un rapporto umano forte con la città. Ci presentiamo in campagna elettorale contro di noi con questo scenario: il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio che scende 4 volte a Napoli, 12 ministri che sono scesi per 2 mesi a nostra città, il centrodestra, la camorra dei colletti bianchi, finanche il Movimento a 5 Stelle, il principale giornale di Napoli che è di proprietà di Caltagirone, che voi ovviamente conoscete, poi ci tornerò perché è una vicenda di Bagnoli. Con questo scenario, attraverso esclusivamente un movimento popolare, noi rivinciamo le elezioni. E vi assicuro, e non vi sfugge il dato, che rivincere le elezioni in una città di Napoli che è piena di sofferenze e piena di problemi è un'anomalia che andrebbe investigata. Invece il giorno delle elezioni si parlava di Sala che vinceva a Milano, di Appendino che vinceva a Torino, della Raggi che vinceva a Roma, Merola che veniva confermato, poi a un certo punto compariva Napoli, Napoli De Magistris. Nessuno poneva domande, ci veniva quasi il sospetto che a Napoli per sbaglio si fosse andato a votare durante una giornata calda di una domenica del 19 giugno e che forse finanche, come ha detto qualche opinionista, si era votato per sbaglio, cioè che i napoletani in realtà volevano votare Lettieri e hanno votato De Magistris. Invece secondo me bisogna capire quello che è successo a Napoli, perché secondo me non è una cosa esportabile, perché è una cosa veramente tutta napoletana, però è interessante comprenderla, perché a Napoli ci siamo messi tutti in discussione. Questa è una cosa straordinariamente bella. Ognuno di noi non rinuncia alla sua autonomia, ognuno di noi non ha nessun guinzaglio al collo, non abbiamo catene e ci siamo confrontati e ognuno si è messo in discussione. Io non posso mai dimenticare le emozioni che ho vissuto quando componenti significative del mondo dei centri sociali e dei movimenti della nostra città ci siamo incontrati e per la prima volta hanno ritenuto addirittura di andare a votare e di fare un percorso insieme. Guardate, questo non è qualcosa che nasce dall'oggi al domani, o come diciamo noi nell'inno del Napoli, un giorno all'improvviso. È qualcosa che evidentemente ha radici profonde e non è nemmeno la scelta, come dire, il male minore perché c'è il no, è qualcosa di molto più profondo, che non significa che noi andiamo sempre a braccetto, che noi la pensiamo sempre allo stesso modo, perché si arriva a questo attraverso il conflitto sociale. Perché chi pensa che il conflitto sociale sia qualcosa di negativo non capisce nulla, perché il conflitto sociale fa bene alla democrazia. Quindi a Napoli abbiamo cominciato a cambiare la grammatica. Io prima usavo "abbiamo contro i poteri forti", non lo uso più, perché se il Presidente del Consiglio dice che lui è vittima dei poteri forti, noi diciamo che a Napoli il potere forte è diventato il popolo che ha deciso, decide la città. In altre parti d'Italia i sindaci chiamano la questura se ci sono cittadini che si riappropriano di spazi abbandonati, che non fanno attività privatistiche, che vanno a riqualificare, a consegnare al territorio spazi privati abbandonati o spazi abbandonati da un pubblico che non è in grado. Io, nel gergo napoletano, pigliatelo per quello che può valere, non le chiamiamo occupazioni ma le chiamiamo processi di liberazione. Quindi io invece di andare in questura vado a dare la mano, e vado a ringraziare. Mi hanno denunciato? Non me ne fotte, non me ne frega. Da magistrato ho preso 100 procedimenti penali, 100. Allora, io ho avuto perché nell'anomalia dell'anomalie il popolo napoletano ha scelto un magistrato,
ed io ero talmente anomalo che la magistratura mi ha buttata fuori, perché io sostenevo, anche da magistrato, che la legalità spesso è illegittima, che la legalità spesso è ingiusta e che se una legge è illegittima la legge va contrastata, e finanche se una legge è in contrasto con la Costituzione bisogna disobbedire. Che da magistrato organizzai due convegni che mi costarono due procedimenti disciplinari voluti dall'allora ministro, perché poi noi abbiamo avuto ministri Mastella, Gasparri, insomma abbiamo avuto... Uno era, ma dopo l'ho raccontato anche oggi, una era 2002, dopo le vicende di Genova e Napoli, perché non c'è stato solo Genova, c'è stato anche Napoli con Caserma Raniero, organizzammo le forme del dissenso tra riformismo e globalizzazione, e qualche anno dopo, all'epoca ero magistrato, magistratura e conflitti sociali. Mi fecero un processo disciplinare perché disse: ma i magistrati non possono parlare di dissenso, i magistrati non possono parlare di conflitto sociale. Allora io, che sono un macellaio del diritto, vi dico che secondo me il diritto, prima ancora che divieto, il diritto dovrebbe avere una funzione rivoluzionaria di liberazione. Cioè il diritto dovrebbe consegnare gli strumenti per chi non ha potere e per chi è ultimo di potersi emancipare e realizzare l'articolo 3, seconda parte della Costituzione, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che rendono di fatto i cittadini disuguali. Quindi, finanche a Napoli, e vado sempre per titoli, abbiamo provato a costruire anche giuridicamente questi processi di liberazione. Cioè non ci siamo limitati ad impedire sgomberi a suon di manganello. Abbiamo provato a costruire, ma non dall'alto, il sindaco, l'assessore, la giunta, insieme ai movimenti, a Massa Critica, Asilo Filangieri, a tutti i compagni. Qua c'è Leonora che addirittura ha avuto il coraggio di candidarsi, ha avuto un plebiscito di voti. L'abbiamo scritta insieme. E in quella delibera che sta scritto? Sta scritto che la città di Napoli, in una giunta, riconosce che i processi culturali, sociali, economici e politici di autogestione e di autogoverno nelle forme culturali, sociali, sono qualcosa che rappresentano la realizzazione dell'uso civico, uno strumento che in Italia non si usa, delle proprietà collettive democratiche, cioè del bene comune. Cioè chi si riappropria di un bene che non è stato mai utilizzato e non lo fa per fini privatistici fa qualcosa che non è né, come dire, nella concezione del privato sociale né del pubblico, ma è del bene comune. E questo è in delibera, delibera ex Asilo Filangieri, 2 giugno altra delibera che va a riconoscere esperienze straordinarie dalle Santa Fede, vabbè, voi non siete napoletani ma ve li cito se andate sui social: Santa Fede Liberata, ex OPG Liberato di Soppazzo, Villa Medusa. Insomma, a Napoli è un continuo processo di riappropriazione di spazi pubblici dove al centro si mette la persona e la gente del territorio è contenta. Allora noi vogliamo andare avanti. Non ci accontentiamo adesso delle delibere, non ci accontentiamo delle consulte, non ci accontentiamo degli osservatori, non ci accontentiamo della democrazia partecipativa. Bisogna andare oltre, perché se vogliamo veramente realizzare una connessione sentimentale, umana e politica tra chi è stato eletto democraticamente a rappresentare la città e il popolo, bisogna ripartire dall'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, ma detta così la dicono tutti. La diceva Mussolini, la diceva Hitler, la diceva Berlusconi, la dicono tutti. Noi vogliamo andare oltre. Noi non vogliamo cedere sovranità, perché già dire cedo sovranità è un atto in qualche modo di autoritarismo o comunque di gerarchizzazione in una società che noi non vogliamo verticale ma orizzontale. Io credo che il popolo si deve riappropriare di spazi di sovranità. Come? Attraverso non solo i consigli comunali, i consigli di municipalità, che devono svolgere il loro ruolo in modo forte e dignitoso e democratico, ma consegnando ad assemblee come queste. Cioè se io vado in un territorio e devo decidere come utilizzare un pezzo di patrimonio, un pezzo di discarica che è diventato un luogo che abbiamo recuperato, un pezzo di città abbandonata, un pezzo di parco, lo decide la città. Lo decide la sovranità, lo decide il quartiere, e quella decisione non è parere consultivo,
diventa parere vincolante per l'amministrazione. In questo modo c'è potere e responsabilità. Finisce la stagione della delega, ma non c'è deresponsabilizzazione, perché io in questi 5 anni la responsabilità me la sono presa. Mi sono preso la responsabilità di chiudere le discariche, di chiudere gli inceneritori, di fare l'acqua pubblica, di non privatizzare le scuole, di non fare quello che vi ho detto prima. E Napoli, vi assicuro, è la città che maggiormente è stata strangolata. In piena campagna elettorale noi abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che ha scelto Napoli per fare la campagna elettorale, che ha commissariato un pezzo di città che era Bagnoli, dove noi abbiamo resistito, abbiamo lottato contro le oligarchie, contro un'occupazione istituzionale, contro un abuso di potere, contro una violenza criminale. Ho usato questi termini, termini che mi avrebbero voluto querelare, e io andavo a dimostrare che cosa c'è dietro al commissariamento. E dopo 30 anni di governo del Partito Democratico nella municipalità Bagnoli Fuori Grotta ha vinto un ricercatore precario di chimica che ha fatto la campagna elettorale Bagnoli Libera, Bagnoli Liberata. Quindi Renzi non solo ha perso la città di Napoli, non è andata manca al ballottaggio, ha perso pure la municipalità di Bagnoli, dove ha cercato di commissariare Bagnoli. E questo è un fatto molto importante, perché noi vogliamo dimostrare che a Napoli è finita definitivamente la stagione del cappello in mano, la stagione di chi pensava che altri ci dovessero liberare. Guardate, ve lo dico da meridionale che ha vissuto sempre al sud facendo sempre lavori complicati: noi abbiamo rotto un blocco borghese che era fatto di borghesia mafiosa, di apparati criminali, di prenditori di soldi pubblici, di cricche e di oligarchie. Abbiamo rotto il guinzaglio, e quando dicono noi vogliamo rottamare una classe politica del sud, non è vero. Il Partito Democratico fu commissariato 5 anni fa, dopo quelle primarie. Hanno fatto le primarie allo stesso modo, nel modo scandaloso che avete visto, l'hanno ricommissariato. La verità è che quella non era un'operazione di rottamazione, è stata sempre un'operazione di saldatura, non di rottamazione, perché al governo centrale avere una politica al sud che stesse col guinzaglio, che era la politica, come dire, che al momento del voto tu andavi là e dire non ti preoccupare, votami che io ti do il lavoro, votami che ti do il finanziamento pubblico. Rompere questo sistema e liberare energie, liberare autonomie, per provare a costruire una comunità orizzontale e non verticale, è una rivoluzione, perché noi a Napoli stiamo provando a riprendercelo noi il sud. Non chiediamo nulla, io non ho mai chiesto nulla, non abbiamo avuto come Roma e Milano leggi speciali, non abbiamo avuto nulla, ci hanno messo nell'angolo, abbiamo governato senza un euro, e oggi Napoli si sta riscattando però veramente col corpo, come diceva Leonor, col corpo umano, perché noi crediamo nell'autodeterminazione, crediamo nell'autogoverno, crediamo nella polis, crediamo nel demos, crediamo nel fatto che le persone possano, attraverso la propria storia, le proprie energie, a liberare i territori. Allora, andando, diciamo, a concludere questo primo intervento, io credo che quello che si è messo in campo nella nostra città è qualcosa che noi vogliamo effettivamente provare a raccontare, visto che nessun giornale, nessuna televisione, nessuna trasmissione ha voglia di raccontare quello che è accaduto a Napoli, perché a Napoli è accaduto qualcosa che qualcuno pensava potesse essere mai possibile, cioè che i cittadini si sono ripresi un poco alla volta gli spazi territoriali, hanno cominciato un poco alla volta a assumere protagonismo effettivo e hanno trovato un sindaco che, con tutti i suoi limiti e i suoi errori, è fuori dal sistema, non si è arroccato, e stiamo provando a creare un processo effettivo di liberazione. Quello che è importante è proseguire in questa direzione, lavorare insieme rispettando le autonomie di ognuno, e i prossimi obiettivi, come ci siamo dati, è quello di scrivere insieme dei documenti in cui si possa indicare un metodo con il quale assegnare potere effettivo alle assemblee territoriali. E quindi anche questa è una pagina nuova. Nella nostra città non c'è la repressione del dissenso, non c'è il pensiero unico,
si rispettano i processi di autonomia, non c'è una direzione verticale della cultura, non c'è un'egemonia politica, noi non vogliamo mettere il cappello sopra a qualsiasi operazione, rispettiamo tutti e ovviamente anche il sindaco c'ha la sua autonomia, non sto al guinzaglio di nessuno, non piglio ordini da nessuno, è una città senza mura, senza filo spinato, che accoglie gli immigrati, dà la cittadinanza onoraria agli immigrati, ha dato la cittadinanza a Abu Mazen, è stata vicina al popolo greco, ha dato la cittadinanza a Ocalan, abbiamo un bilancio povero, ma abbiamo addirittura fornito qualche euro, lo dico in modo provocatorio e mi fermo in questo primo intervento. Chiunque pensi di costruire nella nostra città recinti, pioli, mura e paletti, l'amministrazione comunale mette a disposizione del popolo cesoie, perché la nostra città fornisce cesoie. E a proposito del no dal Molin, e chiudo, nel quale mi esposi ben 7 anni fa, segno che le battaglie per la TAV Val di Susa è storia, sono stato tra i primi a espormi, adesso tutti vanno a ruota, che un paese che mentre pensa alla Val di Susa, mentre pensa al ponte sullo stretto, mentre pensa alle grandi opere pubbliche come Mose, Expo e scandali vari, abbiamo un binario non elettrificato a gasolio che collega Bari a Reggio Calabria e poi ci lamentiamo se succedono le tragedie. A proposito dal Molin ex e area NATO, vorrei dire che tra le tanti lavori che stiamo provando a fare, e lo dobbiamo fare insieme perché c'è un rischio di speculazione, in questi anni siamo riusciti anche a spostare la NATO da Bagnoli. Quindi noi abbiamo una grande area, ex area NATO, dove noi la vogliamo far diventare esattamente un modello di luogo in cui al posto delle strategie militari, al posto delle strategie di guerra, laddove c'era il poligono di tiro, laddove si decideva dove andare a esportare la democrazia e bombardare, noi vogliamo provare a fare veramente una città in cui si produce l'autoproduzione dal basso, in cui ci sia un'economia sociale, in cui la terra non sia fattore di sfruttamento ma di liberazione, in cui i cittadini possano essere protagonisti il loro destino. Insomma, chiudo dicendo, come ha detto Eleonora, non ascoltateci più di tanto, perché a noi fa piacere raccontare e liberarci anche noi dall'oppressione mediatica che viviamo ogni giorno. Venitela a vedere Napoli, venitela a vedere, come diceva Pino Daniele, mischiatevi in De Vico e Biesallà, cioè venitela a visitare e rendetevi conto che oggi Napoli ha tante sofferenze, però non ha un morbo che ha oppresso il nostro paese. È una città in cui il pensiero unico non esiste e dove in tanti stanno andando in direzione ostinata e contraria, e sta accadendo qualcosa che veramente non è mai esistito. E chiudo veramente dicendo, magari ci torniamo, a noi non interessa scrivere la pagina di una sinistra già vista, di una sinistra rimescolata, a noi interessa qualcosa che non si è mai visto. Quindi voi mi chiederete: ma che cosa state costruendo? Io vi rispondo: non lo so, perché non lo devo decidere solo io, lo dobbiamo decidere tutti insieme.